Dopo aver letto molte schede di pazienti internati qui, sto cominciando a preoccuparmi un po'. Comincio a pensare che ci sia un qualche genere di collegamento tra queste storie, ma ancora non riesco a chiarirlo. Sono preoccupato soprattutto per le dichiarazioni dell'ultimo paziente, che sosteneva di essere sottoposto all'elettroshock o di essere stato maltrattato. Noi non usiamo l'elettroshock qui. L'elettroshock sarebbe un trattamento possibile per la depressione cronica, che era esattamente ciò di cui soffriva. Ma non facciamo cose del genere qui. Mentre leggevo tra le cartelle la scorsa notte, mi è capitata in mano la trascrizione di una registrazione di una ragazza. Sono sicuro che faccia parte del percorso che sto seguendo. Eppure ancora non riesco a mettere insieme tutti i pezzi. Quel rumore. Posso averne un po'? Il caffè. E dai, è solo caffè. Dammelo! Va bene, te lo dirò. Ma è meglio che non sia un trucco. Me lo prometti? Da dove vuoi che inizio? Ok, ero a lezione in realtà. Sì, a lezione. Trovi ridicolo che una come me sia andata al college? È esattamente per questo che mi sono ridotta così. La mia non è una famiglia abbiente. Scommetto che non ne sei sorpreso. Comunque non siamo clandestini. Siamo solo arrivati da poco in questo paese e non siamo ricchi. Sono stata la prima della mia famiglia ad entrare in un buon college. Mia sorella maggiore aveva perso tempo alle superiori, ma io mi ammazzai di studio. Pensavo, una volta che sono dentro è fatta. Posso rilassarmi. Infatti ci riuscii. Tutti lì sembravano così immaturi, così stupidi. Facevano festa tutto il tempo. Non studiavano mai, non facevano i compiti, nulla. La metà di loro nemmeno si presentava in classe. I giocatori di football non davano nemmeno gli esami. Non capivo. Avevano la minima idea di quanto costi il college? Ancora non li capisco. I miei genitori mi chiamarono dopo 3 mesi. Stavo frequentando tutti i corsi che potevo, perché tra i risparmi della mia famiglia e le borse di studio avevo abbastanza soldi per 3 anni. Mi sarei dovuta laureare in 3 anni. Questo era il piano. Mi dissero che la nonna stava male. I miei avrebbero speso quei soldi per curarla. Dissi va bene, fantastico, voglio bene a mia nonna. Mentii per un po' a me stessa. Pensavo, magari prenderò altre borse di studio. Forse posso farcela. Potrei chiedere un prestito per studenti, magari. Il pensiero di quel grosso debito mi spaventava. Non sarei mai riuscita a ripagare la somma che mi proposero. I miei genitori dicevano sempre: non siamo arrivati fin qui per vivere di nuovo nella miseria. A circa un mese dalla fine del semestre mi arrivò un'email su una borsa di studio per cui ero stata selezionata. Pensavo che i miei problemi si fossero risolti. Avrebbero finanziato tutte le spese. Ma il termine per la consegna del saggio era il giorno dopo. Nessun problema, pensai. Ho un esame e 4 corsi con un mucchio di compiti per casa. Ma posso farcela. È importante. Quindi bevvi qualche caffè. Stetti sveglia fino a tardi e mi addormentai verso le 5 del mattino. Quel giorno ero stanca e seccata e andai peggio di quanto volessi all'esame, ma riuscii a fare tutto. L'email di risposta mi arrivò quella notte. Il mio saggio era piaciuto. Ero così felice, finché non lessi che ero solo passata alla fase successiva. Quella prova richiedeva un'analisi approfondita di un settore economico. 30 pagine. E doveva essere consegnata entro pochi giorni. Possibile che tutti gli altri lo sapessero già da mesi? Possibile che gli altri candidati avessero avuto tutto il tempo per finire il lavoro? Dato che ci stavo pensando già da tempo, scelsi il settore di prestiti per studenti. Probabilmente era un errore. Tutto ciò che sapevo sull'argomento era quanto sarei stata fottuta se non fossi riuscita ad avere quella borsa di studio. $100.000 o qualcosa in più per 3 o 4 anni. E nessun diritto, nessuna procedura concorsuale, nessuna garanzia. Era peggio che chiedere soldi ad uno strozzino. E grazie al mio quartiere, sapevo quanto possono essere spietati gli strozzini. Ci diedi dentro con il caffè. Un amico che avevo conosciuto nel dormitorio mi diede delle pillole,
ma non ne ero convinta, così le lasciai nel mio zaino. Nei giorni successivi dormii forse per 3 ore a notte, cercando in ogni modo di frequentare tutti i miei corsi, di svolgere i compiti e gli esami e anche di scrivere quella grossa relazione. Sapevo che i miei studi ne stavano soffrendo, ma qualche giorno non avrebbe rovinato la mia media. Questa borsa di studio era importante. Ero al limite quando inviai loro quella dannata relazione di 30 pagine. Ero fusa, esausta e sconvolta dopo una settimana passata ad assumere caffeina e senza dormire. Dormii malissimo quella notte, ma fu comunque un sollievo per il mio corpo dolorante. Mi svegliai trovando un'email di congratulazioni per essere una dei 5 candidati rimasti in tutto il paese. Non capivo. Erano riusciti ad esaminare tutte le relazioni durante la notte, o gli altri candidati non erano riusciti a finire in tempo? Forse era così. Magari avevano ricevuto solo 5 relazioni perché nessun altro aveva avuto tempo. Volevano una tesi di laurea entro 2 settimane. Passai tutta la giornata stordita. Non riuscivo nemmeno a comprendere la quantità di lavoro che serviva per questa borsa di studio. E si stavano avvicinando gli esami finali. Pensavo che sarei scoppiata a piangere, finché non realizzai di avere un'amica che stava completando il suo corso di laurea. Accettò di incontrarmi e mi aiutò a chiarire cosa avevo bisogno di fare. Lei aveva lavorato sulla sua tesi per circa 1 anno. Espresse quello scetticismo sul concorso a cui stavo partecipando, ma disse: «È meglio che tu lo faccia. Non vuoi finire come me. Ho preso così tanti prestiti che non riuscirò mai a ripagare tutto». Faticai a mantenere la mia compostezza dopo ciò. Cosa? Quindi se fallirò a scrivere una tesi in 2 settimane, finirò con un grosso debito sulle spalle per il resto della mia vita? Le pillole nel mio zaino cominciarono ad avere un senso. In effetti resero tutto più facile. Frequentai i corsi, studiai per gli esami finali e lavorai alla mia tesi. Feci tutto, tutto, tranne dormire. Tra le pillole e il caffè mi sentivo uno schifo, ma ero sveglia. E lavorare 24 ore al giorno era l'unica cosa che contava. Dovevo prendere quella borsa di studio, dovevo farcela. Pensavo di poter rispettare i tempi di consegna, ma quando arrivai proprio a metà strada, dopo 1 settimana, sentii che il mio corpo cominciava a cedere. Non avevo dormito bene per 1,5 settimana e non avevo chiuso occhio per 6 giorni. E dovevo andare avanti così per 1 settimana. Andai dal mio amico chiedendo altre pillole. Era malato, tirava su col naso. E parlare con lui mi riempì di disgusto. Era nauseabondo, pieno di muco e saliva, e i suoi occhi erano gonfi. Presi le pillole e uscii di lì. Raddoppiai la dose, poi la triplicai. Raggiunsi uno strano stato di consapevolezza tormentata e di disperata energia che mi spinse a finire tutto nella settimana seguente. Sapevo che ciò che stavo facendo era pericoloso, ma dovevo farlo. Ne sarebbe valsa la pena. Avrei vinto quella borsa di studio. Lo sapevo. Raggiunsi il limite 1 giorno prima del termine. Mentre fissavo immobile l'immensa tesi che avevo scritto, solo a poche pagine dalla fine, la parte più critica, le conclusioni, mi sfuggiva di mano. Non riuscivo a formare le parole nella mia mente. Non sapevo cosa scrivere. Battei un paio di volte le palpebre cercando di calmarmi. Stavo lavorando con il mio portatile in biblioteca. Mi guardai intorno in una sorta di stanca confusione. La mia stanza del dormitorio, la biblioteca e le aule erano diventate tutto un ricordo sfocato, mentre i giorni passati senza dormire si scioglievano l'uno dentro l'altro. Era notte e la biblioteca era avvolta nel silenzio. Improvvisamente, oltre alla stanchezza ansimante che c'era dietro ogni mio flebile movimento, sentii del disagio. Il mio stesso respiro affaticato raschiava ed echeggiava nella mia testa. Ormai mi ci ero abituata, ma ora, sola nella biblioteca a notte fonda, potevo sentire qualcos'altro respirare. Misi con cautela il mio portatile e i libri nello zaino, cercando di fare il meno rumore possibile. Non vidi nulla di strano, ma avevo la sensazione di dover uscire il prima possibile da lì. Tornai sui miei passi, passando tra gli scaffali, cercando di non farmi vedere.
A circa 4 corridoi da me, sentii un suono, come un viscido schiocco organico. I miei occhi bruciavano per lo sforzo di guardarmi intorno. Mi immobilizzai. C'era qualcosa con me nella biblioteca. Le mie orecchie lo individuarono mentre si trascinava per il corridoio a qualche metro di distanza. Sbirciai dall'angolo. Una strana massa carnosa si spingeva verso di me. Paralizzata dal terrore, cercai di capire cosa fosse. Aveva delle membra, la pelle era stirata e flaccida, e tutta quella cosa mostruosa fremeva come una specie di dibattito. Era come un viscido e disgustoso sacco di carne e organi pulsanti. Una creatura nauseabonda, con ciuffi di capelli che spuntavano qua e là. Quel suono umido e schioccante. La bocca, un orifizio di quella orribile cosa, con ossa che spuntavano fuori da bordi carnosi. Dio, ricordo ancora ogni singolo istante di quando fissai quella cosa. Poi rivolse quelle pallide e umide protuberanze verso di me. Sapevo che riusciva a vedermi. Cominciò a gorgogliare e a sibilare, muovendosi velocemente verso di me. Scattai. Sì, che si fotta, sono una ragazza esile, e corsi come il vento. Che avresti fatto tu al posto mio? C'era un'altra di quelle cose nella tromba delle scale. Quasi ci sbattei contro. Fece uno strano suono stridulo ed estese verso di me un arto pulsante. La pelle sembrava attraversata da vene fibrose che pompavano qualcosa di disgustoso per tutto il corpo. Scappai di nuovo. Avevo un coltello con me. Sai, non vengo da un buon quartiere. Fu allora che pensai di usarlo. Quelle orribili creature erano nella biblioteca e io dovevo fuggire ad ogni costo. Dovevo finire la mia tesi. Con il coltello puntato in avanti, corsi verso l'uscita principale. Un'altra creatura stava davanti alla porta, strisciando e stridendo. Urlò quando mi vide. Il suo centro cominciò ad espandersi come se facesse un lungo respiro, preparandosi per qualche tipo di attacco. Ne ero sicura. Attraverso la porta a vetri fuori vidi a poca distanza l'uniforme della sicurezza. Era la mia salvezza, o almeno mi avrebbe aiutata. Squarciai la creatura attraversandola nel punto in cui si stava espandendo, tranciando la sua carne spugnosa. Rilasciò immediatamente ogni sorta di organi gelatinosi dall'odore acre, rossi, marroni e violacei. Le lacrime scorrevano lungo il mio viso e non riuscii a trattenere il vomito. Non avevo mai visto niente di così disgustoso. Corsi attraverso la porta lasciando quel sacco di carne squarciato sul pavimento. Ricordo quel momento mentre gridavo aiuto. La figura in uniforme si mosse verso di me avvicinandosi velocemente. Era uno di loro. Pugnalai anche lui, lo tagliai e corsi verso il mio dormitorio. Non sono sicura di cosa avessi in mente in quel momento. Lo shock mi aveva svegliata, questo ero sicuro. Finì la mia tesi mentre era ancora coperta di sangue e la inviai. Mi trovarono circa un'ora dopo. Non me lo ricordo, ma a quanto pare me ne stavo lì seduta, sorridendo. Non avevo nemmeno provato a dormire. Consci del resto della storia, voi continuate a dirmi che avevo avuto un esaurimento, che i miei filtri mentali erano fuori uso, che vedevo gli umani come appaiono veramente, senza riconoscerli come qualcosa di familiare, e non mi fa sentire meglio. Quando mi guardo allo specchio vedo ancora tessuti, vene fibrose e pulsanti e organi gelatinosi in un flaccido sacco di carne. Voi che state dietro a quello specchio, tenetemi in isolamento. Sono ancora malata? Cosa succederà se non migliorerò? Tenete lontana la mia famiglia. Tenete lontana la mia nonna. Non posso vederli così. Dio, sono così stanca. Dov'è il caffè? Me l'avevi promesso. Posso sentirti mentre lo bevi là dietro. Dammelo!